Prosegue la raccolta firme promossa da Lega e Radicali sulla riforma della giustizia. A Termoli continuano le sottoscrizioni da presentare in Cassazione per la richiesta del referendum. Fiduciosi i rappresentanti politici che vedono vicino il traguardo delle 500.000 firme, 6 i quesiti che spaziano dalle candidature al CSM alla separazione delle carriere tra PM e giudici, dai limiti al carcere preventivo all'abrogazione della norma sui condannati incandidabili. A spronare la partecipazione alla raccolta firme il coordinatore della campagna referendaria Michele Marone. Il dato ufficiale che abbiamo è abbiamo superato le 450.000 firme, per cui mancano 50.000 firme per raggiungere il quorum e siamo solo a metà agosto, in considerazione del fatto che abbiamo di tempo fino alla fine di ottobre. È chiaro che da subito dopo la giornata di Ferragosto tutti i responsabili della Lega a livello nazionale inizieranno anche la verifica di tutte le firme raccolte, di tutti i documenti di identità allegati, certificati elettorali. Questo per essere pronti già a metà settembre per il deposito in Corte di Cassazione dei quesiti referendari tutti sottoscritti. Già le novità della riforma fatta da questo governo, che riguarda profili di natura essenzialmente tecnica, come la riforma sulla prescrizione, che è andata a rivedere quelle restrizioni previste dal Movimento 5 Stelle. E poi ora ci sono questi quesiti che vanno a interessare dei temi particolarmente sensibili, come l'introduzione della responsabilità dei magistrati, chi sbaglia paga e mai più casi Palamara, la riforma del CSM affinché l'organo di autogoverno della magistratura abbia una rappresentanza libera e non di chi appartiene soltanto a determinati correnti interne alla magistratura, e anche la riforma della carriera dei magistrati, quindi ci vorrà l'introduzione della meritocrazia e poi più tutele per tutti. E anche i sindaci e gli amministratori locali devono avere la stessa tutela che hanno i parlamentari.